Aiutatemi a rispondere a questa domanda, no? Quanti di voi hanno mai usato internet, i social, per parlare della vostra professione? Forza, sulle mani chi lo ha mai fatto? Tutti su. Vediamo? Siamo al 50%? No, meno. Meno del 50%? Ok, bene. Allora, probabilmente molti di quelli che non l'hanno fatto, lo hanno fatto perché in fondo ritengono che forse non possa servire a un granché, forse non è nelle loro corde, non è nella vostra socialità, no? Però in realtà di solito qui, come si diceva ora, molti di voi sono esseri in fondo, perlomeno nell'esecuzione, molto sociali. Perché parlate con i clienti, perché parlate dal mattino alla sera. Difficile, no? Vedervi in una giornata passata completamente in silenzio, probabilmente, no? Perché è un lavoro fatto di relazioni. E allora oggi un mucchio di persone, molte, alcuni sono già vostri clienti, e altri probabilmente sono vicini a diventarlo, invece frequentano questo mondo, che è fatto veramente a volte di piccole cose, di selfie, di pezzi di vita, no? E alcuni di questi, peraltro, sono diventati dei grandi influencer, gente che influenza, alcuni si vestono tutti uguali, e altri invece vengono influenzati da quegli youtuber, quegli instagrammer, che pubblicano il loro modo di essere. E a volte non accade solo in Italia. Io vedo ragazzi italiani, magari di una piccola provincia, che sono influenzati oggi da come si vestono, come tagliano i capelli in una particolare quartiere di, non so, in California, in una particolare città, no? Poi vabbè, ci sono quelli che influenzano grandi, avete presente uno dei più importanti influencer del taglio, lo conoscete tutti, no? È quello che lui se li è tagliati così e è così influente che tutti quelli del suo paese sono tagliati i capelli uguali. Kim Jong, no? Kim Jong-un è un grande influencer dello stile degli hairstyle. Tipo, no? Prendiamo uno proprio. Vacchi. Vacchi, porca miseria, Vacchi. Ma Vacchi non è un personaggio, sì, insomma, particolare. Ha incontrato. Però oltre il taglio di capelli mi sembra che ci sia poi tutto, no? Ecco, un personaggio di questo genere, molto belle, profonde testimonianze del suo volere. Marco, la bellezza però, lo sappiamo, no? Non è solo filosofia, è anche marketing. Come si vende meglio la bellezza? Ma allora, internet in generale attraverso tutte le sue espressioni, no? Perché esistono le applicazioni, esiste il web, esistono i video, internet oggi è anche la nuova televisione. Una televisione un po' particolare, fatta di verticalità, di interessi specifici, anche del tema legati alla bellezza. E quindi c'è chi vuole sapere di più come si fa una determinata, un tipo di trucco banalmente, ed esistono migliaia di video che lo raccontano. Chi propone un nuovo modo di vestirsi, un nuovo modo di essere, un nuovo look, di pettinarsi, no? Oggi lo fa utilizzando quel mondo, quelle verità. È un mondo prevalentemente anglofono, nel senso che anche quelli non necessariamente americani e inglesi usano prevalentemente l'inglese. Noi abbiamo un filo di difficoltà in genere come nazione con l'inglese, quindi viviamo un pochino di più gli youtubers locali, che però cominciano a esserci e ci raccontano nuovi modi di essere, di vivere, di vestirci, di apparire, dal tatuaggio, non il tatuaggio, tutto quello che, senza entrare nel significato più profondo che io conosco meno male che siamo in tre, giusto per affrontare i vari temi, ma quello più esterno può essere utilizzato a nostro favore, no? A vostro favore. Cioè oggi raccontarvi, raccontare quello che fate, il lavoro che fate, all'inizio magari avrete pochi numeri, ma poi col tempo, se volete, se avete qualcosa di particolare, una peculiarità, qualcosa che fa parte e vi identifica in modo deciso, in modo preciso, usate il digitale per raccontarlo. Oggi davvero ci sono molte possibilità. Pensate alla tecnologia che permette alle persone di provare vestiti con la realtà virtuale. Ancora un po', dire, ancora un po' rudimentale, perché poi il vestito non si adatta bene. Le capigliature, provate a cercare AR, che sta per augmented reality, ma realtà aumentata, ovvero quella realtà, cioè quella che si può filmare, aumentata di contenuti aggiuntivi. E oggi si può usare per provare e vedere come stanno un nuovo paio di occhiali, una nuova montatura, come sta una nuova capigliatura. Vi potete anche divertire. Certo, nulla a che fare con qualcosa di ancora serio, ma ricordate, internet e il digitale all'inizio erano grandi pixel. Piano piano, oggi, quando guardate vostro figlio che gioca
a FIFA o a quei giochi lì, fate fatica a distinguere se sta guardando una partita vera o se sta giocando. E quindi sarà sempre più così. Per gente come voi, che si occupa di bellezza, che si occupa di capelli nella fattispecie, è un mondo che dovete assolutamente affrontare e capire. Una piccola cosa, io sono un esperto perché sono un grande utente. Non l'ho imparato 25 anni fa, sono 25 anni che faccio questo mestiere, ma ogni mese rimparo cose nuove, per cui non dovete rivolgervi agli esperti. Il guru siete voi, nel senso che navigare, conoscere, imparare, il motore di ricerca, guardare altri youtuber, è un modo, o altri come voi che hanno avuto successo online, che hanno trovato nuovi clienti, è la strada migliore per conoscere questo mondo piuttosto che ascoltare quelli come me. Gravellini,